Ed eccoci tornati ancora in diretta sulle fonti TV con il nostro Le fonti Instant Focus, perché dobbiamo dedicarci a un altro approfondimento che peraltro ci porta direttamente nel mondo delle piccole e medie imprese. Insomma, parliamo di economia reale nel contesto che stiamo vivendo. Un contesto di forte evoluzione, c'è sempre l'evoluzione, ma insomma ormai ci siamo abituati a vedere le cose andare a una velocità sicuramente diversa in seguito alla pandemia, in seguito a tutti i cambiamenti che nel mondo del lavoro e non solo abbiamo visto. Fra poco vi racconteremo un po' perché ci sono tanti punti che voglio analizzare con voi in questa parte di trasmissione e soprattutto con Michele Sansone che è in studio con me. Lo ringrazio per essere venuto qui, Country Manager di IBAN First. Grazie, buongiorno Grazie a te, buongiorno. e benvenuto. Allora, intanto vero, cioè, lo scenario è in continua evoluzione, cioè la velocità con la quale cambiano le cose è impressionante ormai, sei d'accordo? Assolutamente sì, anche visto un po' gli ultimi eventi, sia geopolitici, insomma, che permettimelo, pandemici che abbiamo visto, insomma, tendiamo, insomma, a essere pronti sempre a scenari che si vanno evolvendo sempre più velocemente, insomma, bisogna essere sicuramente pronti. Assolutamente, visto che già è apparso uno dei primi spunti che analizzeremo, cioè pagamenti digitali in Italia, a che punto siamo, diciamo che parleremo effettivamente di innovazione e cercheremo di capire, digitalizzazione, insomma, cercheremo di capire anche qual è la fotografia italiana. Però prima ti chiedo subito di raccontarci un po' chi siete, cioè giusto per inserirci ancora meglio nel discorso. Assolutamente, noi di IBAN First siamo un istituto di pagamento, nonché una fintech che approccia il mercato italiano adesso, praticamente sta cavalcando un po' quello che stiamo vedendo, appunto il trend della digitalizzazione, come giustamente tu dici, e anche un po' stiamo cercando di rendere un po' efficiente l'operatività delle piccole e medie imprese. E come nasce IBAN First? Nasce sostanzialmente dalla necessità di imprenditori che vedevano il loro sistema di pagamento, soprattutto verso i fornitori esteri, quindi pagamenti non in euro, ma in una divisa diversa dall'euro, che possono essere dollari piuttosto che in una divisa locale, non essere efficienti, quindi perdevano tempo, trasferimenti lenti, costi eccessivi che molte volte andavano un po' a logorare quello che è la cosa importante di un'azienda, cioè il margine aziendale, ok, su quello che si vende. Certo. E quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di cavalcare la liberalizzazione del mercato data nel 2007 dal regolatore europeo e fondare una società che si occupasse appunto di incassi e pagamenti e gestione del rischio cambio, quindi un focus specifico su un'operatività al tempo gestita solamente dalla banca e che evidentemente non era efficiente, oppure era efficiente solamente per quel segmento di azienda che assicurava dei certi volumi e certi, quindi delle certi revenue per l'istituto bancario. Quindi partiamo proprio dalla parola efficienza Assolutamente sì. e purtroppo appunto visto che adesso cerchiamo di fotografare un po' la situazione del mercato in Italia, a volte si va a scontrare un po' contro il sistema generale che abbiamo fatto un po' di passaggi macchinosi e questo non aiuta chiaramente nel processo poi di innovazione, di attrattività, no? di un'azienda, di un'impresa. Quindi IBAN First è sbarcato in Italia perché è nata a Parigi, È giusto? nata a Parigi, è regolamentata in Belgio Ok. perché nonostante anche il fondatore, che è Pierre-Antoine Désolières, sia di origine francese, lui ha scelto di avere già all'interno una natura internazionale, era pronta l'azienda a espandersi in tutta Europa e quindi ha deciso, piuttosto che regolarsi a Parigi, ha deciso di regolarsi lì dove l'Europa è nata, no? Quindi in Ok, Belgio, a Bruxelles. E certo. quindi mano a mano, dopo degli anni di consolidamento, quindi di prova del prodotto proprio attraverso la fornitura della nostra piattaforma, del nostro modo di lavorare, dell'attenzione che abbiamo verso la piccola e media impresa nei mercati locali, quindi quello francese e quello belga, ha deciso, dopo l'ultimo investimento di circa 200 milioni di euro da parte di Marlin Equity Partners, un fondo americano, di espandersi capillarmente in tutta Europa, quindi di dare questo Ok. servizio e di fornirlo a tutti gli stessi. Appunto, Quindi, a proposito di velocità, no, e di esattamente, evoluzione, poi. come dicevamo, quindi per offrire proprio alle piccole e medie imprese delle soluzioni, peraltro tailor-made, proprio fatte su misura, no, a seconda dell'esigenza di ciascuna per la gestione di incassi e pagamenti internazionali. Appunto, arriviamo alla fotografia. Quale mercato trova in Italia? Trovo un mercato che
finalmente direi si sta evolvendo, okay? Che ha capito che sempre purtroppo per stoicità del nostro paese in maniera più lenta rispetto ai nostri amici europei, ha capito che per stare al passo con l'Europa e con il mondo bisogna un po' accelerare anche i processi di miglioramenti dei singoli aspetti del business. Okay? D'altro, è anche quello in cui è presente il rapporto fra la piccola e media impresa, l'impresa in generale e la banca, ok? Abbiamo trovato un mercato che è altamente concentrato ormai ad essere un mercato mondiale, non solo più nazionale, quindi anche Come tutto il business dato dalle aziende non è più sul locale, ma è addirittura rivolto in maggior parte verso l'Asia. E quindi in automatico nascono una serie di problematiche che prima non erano presenti e a cui le banche stanno cercando un po' di ricorrere un po' a delle soluzioni o in qualche modo di aiutare le imprese. Quando nasce una realtà che si dedica specificamente a un'esigenza come può essere IBAN First, quindi quella del pagamento efficiente al fornitore, della sicurezza, del mantenimento di un buon rapporto fra l'azienda italiana e il fornitore locale, come assicurando il pagamento in maniera precisa, puntuale, senza costi eccessivi sia da una parte che dall'altra. Sicuramente un aiuto a uno sviluppo sempre maggiore del business. assolutamente sì, insomma un aiuto non indifferente, ma quindi se dovessi chiederti che differenza c'è tra tra il vostro servizio, quello che ci hai raccontato, rispetto a quello di una banca tradizionale, quali sono le prime caratteristiche che proprio mettono in evidenza la disparità anche di approccio, credo, no? Perché sia quello che cambia. Sicuramente. Tu mi hai detto una parola che per me è fondamentale, che è la parola tailored, quindi un Tailored. servizio che è costruito sulle esigenze del cliente. Noi ascoltiamo quali possono essere le esigenze valutarie del cliente, considerando che è un qualcosa che molte volte viene sottovalutato, cioè l'incidenza di un rischio cambio, cioè quando noi compriamo in dollari e vendiamo per esempio in euro nel mercato locale, lì nasce un rischio cambio che molte volte va ad intaccare il valore finale di quanto un'impresa insomma rende a fine anno, quindi il valore delle revenue, del turnover insomma di un'azienda. Cosa fa IBAN First rispetto alle banche? Innanzitutto offre le stesse soluzioni a tutti i tipi di aziende, cioè non ne fa una distinzione per volumi o per grandezza aziendale, quindi offre una piattaforma, offre un mercato, un accesso al mercato dei cambi, un accesso al mercato live, cosa che fino adesso veniva riservata, viene riservata molte volte dalle banche soltanto il famoso accesso in sala cambi, viene riservato solamente a realtà che hanno determinati Di un volumi. certo tipo, ovvio, Esattamente. ovvio. E poi offriamo velocità di trasferimento, abbattimento dei costi accessori dell'operazione. Questo perché? Perché solitamente, essendo una fintech, quindi avendo applicato il lato tecnologico al movimento bancario, abbiamo circa l'80% dei costi in meno rispetto alle istituzioni bancarie. Assolutamente. Allora, visto che c'è ancora in sovraimpressione questo titolo, cioè piccole e medie imprese, la fotografia in Italia post pandemia, come si sono presentate le piccole e medie imprese? Così in senso generale, poi è ovvio che ci sono le dovute distinzioni, ma dopo il periodo prolungato di post pandemia hanno dovuto cambiare, credo, no? Le loro strategie. Beh, sicuramente, diciamo che nessuno poi dopo un periodo così tosto se ne aspettava un altro che sta per Con la arrivare, situazione geopolitica, eccetera, esattamente, la eccetera, situazione eccetera. geopolitica non ha contribuito e non contribuirà nel brevissimo termine a tirar su il morale delle imprese, in generale non solo quelle italiane Si ma stava quasi un po' europee. risollevando e poi pam, è piombato. Esattamente, diciamo che stiamo vedendo anni non semplicissimi, permettimelo. Che situazione abbiamo trovato noi di IBAN First? Qui abbiamo trovato delle imprese vogliose di cambiamento, sicuramente, delle imprese vogliose di partecipare al processo di innovazione che sta vivendo l'Italia e che in parte è già partito tempo fa in Europa e che sono vogliose di scoprire realtà alternative, quindi realtà che possono efficientare i processi che anche loro stessi trovano macchinosi al momento o se non macchinosi sicuramente con un dispendio economico importante. Assolutamente. Allora io volevo leggere peraltro un dato che ci riporta all'altro punto, che è quello della digitalizzazione
e delle piccole e medie imprese. IBAN First ha seguito a tutti gli effetti il trend della digitalizzazione, che stando, e questo è il dato che volevo comunicare ai nostri amici, intanto anche dalla regia mettiamo proprio l'altro titolo perché questo è un punto importantissimo, stando a diverse ricerche internazionali ha permesso al 71% delle piccole e medie imprese a livello globale, quindi parliamo del livello globale, di sopravvivere alla pandemia. E per questo ti ho chiesto come si sono presentate, no, dopo il momento prolungato del Covid. E il 71% è tanto, vuol dire che hanno accolto questa sfida comunque, no? Sicuramente sì, l'innovazione poi, come d'altronde si può immaginare, non comporta soltanto il mondo dei pagamenti, ok? È un po' un modo di approcciare il futuro in maniera diversa, con una forte componente tecnologica, ok? Certo. Vedi semplicemente tutto quello che sta succedendo nel mondo della logistica, piuttosto che a seguito appunto della pandemia e dei problemi che possono venire da un mondo così tanto interconnesso come sta diventando il nostro, no? L'e-commerce ha salvato molte realtà. Come no? Perché? Perché non avendo più la clientela fisica, il modo in cui molte realtà sono state salvate appunto grazie all'uso della tecnologia e dei sistemi di pagamento poi applicati al mondo dell'e-commerce, no? Assolutamente. Lì è stato fondamentale. Sì, e qui arriviamo proprio al modo in cui le piccole e medie imprese possono beneficiare appunto di gestioni, incassi e pagamenti, il servizio che voi offrite. In che modo però? Andiamo proprio nel concreto. Innanzitutto, noi cosa fa IBAN First? Nella pratica fornisce una piattaforma che dà la piena gestione e autonomia, quindi senza aspettare neanche i tempi in cui un operatore bancario è presente è un po' un fai da te. Esattamente, diciamo in maniera fra molte virgolette che la nostra piattaforma può essere un mix fra una sorta di home banking e una piattaforma di trading, ok? Noi non siamo un'azienda che è totalmente focalizzata all'hedging verso il cliente, quindi alla protezione contro il rischio cambio, non siamo un'azienda che propone strumenti speculativi, ok? Però diamo la possibilità di essere gestori autonomi di quello del pagamento del fornitore, quindi scegliere il momento migliore a cui effettuare una conversione verso i dollari, per esempio. Okay. E in più a tutto questo abbattiamo i costi, assicuriamo una velocità verso qualsiasi paese mai vista sostanzialmente, perché riusciamo anche a fare trasferimenti immediati, e a questo cerchiamo di garantire sempre la trasparenza non solo fra IBAN First e l'azienda nostro cliente, ma anche fra il nostro cliente e il suo fornitore, come attraverso per esempio uno dei nostri prodotti, uno dei nostri tool che offriamo all'interno della piattaforma, che è appunto il nostro payment tracker. Esatto, e andiamo anche a leggerlo in sovrimpressione, si va sempre di più verso una maggiore trasparenza. Perché? Perché abbiamo parlato di efficienza e trasparenza, due parole che se sono combinate, insomma, non dico che fanno raggiungere la perfezione, ma quasi. È quello che si ambisce, no? E appunto, poi magari ci sono altri passaggi di mezzo, però insomma, trasparenza, efficienza, più di così, in che modo appunto si va sempre verso una maggiore trasparenza? Una delle problematiche che abbiamo notato, insomma, gestendo billion, permettimelo, di volumi molto importanti, insomma, di trasferimenti per le aziende che già sono suoi clienti, appunto, che venivano a crearsi degli attriti, ok? Degli attriti fra, soprattutto quando i trasferimenti vengono gestiti dai tradizionali canali bancari, degli attriti fra chi? Fra i nostri clienti, quindi la piccola e media impresa, e i fornitori, ok? Perché? Perché mancava della trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche di trasferimento, ok? Quindi non sapevano mai quale fosse il giorno preciso in cui il fornitore riceveva, insomma, il trasferimento. Cosa fa il payment tracker? Tratta il trasferimento del denaro, quindi della valuta, in questo caso dei dollari o della valuta locale, come se fosse un pacco postale. Quindi dandoti mano a mano traccia evidente di dov'è, di quale banche partecipano al processo. Esattamente. Quindi ci sono delle banche in mezzo al processo che partecipano con dei costi attivi, quindi che fanno arrivare meno fondi al fornitore, e noi riusciamo a individualizzarli e a spiegare al fornitore che non è l'azienda italiana che ha inviato meno fondi al fornitore, ma è il normale processo di trasferimento dei fondi,
che può essere migliorato. Quindi quando noi individuiamo quali sono i partecipanti al processo e che costi si prendono, magari si cambia strada, insomma, si cercano delle Certo. strade alternative meno costose. Certo, ma se ti dovessi chiedere che prospettive si intravedono nel mercato, no? Su tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto e quale a vostro parere sarà l'evoluzione dei pagamenti digitali? Per questo siamo partiti proprio dalla base, il passato, la fotografia attuale, però insomma capire se magari con questa accelerazione che c'è stata possiamo sperare anche che effettivamente il futuro sia più veloce da questo punto di vista. Assolutamente sì, secondo me la parola corretta da utilizzare per il futuro, oltre a tutte quelle che abbiamo detto, insomma, è integrazione. Okay? Penso che un futuro senza banche non esista, È un po' come difficile pensarlo, insomma, no? sicuramente sì, e quindi vedo nel futuro un'integrazione fra queste realtà che hanno trovato un modo di rendere efficiente una nicchia, diciamo, un qualcosa di molto Certo. particolare con quanto fatto attualmente dalle banche. E vedo anche un'integrazione dal punto di vista operativo, in realtà, attraverso l'integrazione tecnologica con quanto fa una tesoreria attualmente dell'azienda e le nostre API, per esempio, no? Che riescono un po' a essere inserite nella normale gestione dell'operatività attuale, quindi dei settori, dei sistemi di gestione della tesoreria delle aziende. Certo. E, come mettersi in contatto con voi a questo punto? Insomma, in chiusura abbiamo detto tante cose anche per saperne di più, per capire maggiormente le potenzialità, perché qui si parla di efficienza. L'Italia ha bisogno di essere efficiente e siamo ancora indietro, sei d'accordo? Non Assolutamente solo su sì, questo fronte in ma generale. sono Ok. anche, soprattutto, è un po', è divertente dirlo, divertente fra molte virgolette, ma incredibilmente la pandemia ha dato un po' uno slancio a tutto questo, no? Perché forse ci siamo accorti che in quel Esattamente, momento che avremmo avuto sono bisogno di cose che invece non c'erano ancora. alternative, Esatto, alternative che esatto. non eravamo pronti a raccogliere, no? Quindi sicuramente siamo stati aiutati da questo e tutto un po' il settore è stato aiutato. In che modo mettersi in contatto con IBAN First? IBAN First è innanzitutto presa in una sede fisica che è a Milano. Noi abbiamo degli specialisti, abbiamo un team di specialisti che va molto in giro per l'Italia a visitare le aziende perché, come vi dicevo, noi ascoltiamo l'azienda e Beh, bisogna creiamo vedere cioè, con esattamente, gli quindi occhi e bisogna. tastare È con un mano quello che. confronto con quanto già sì, noi non andiamo nelle aziende a cambiare l'operatività, noi ci confrontiamo e poi cerchiamo di renderla efficiente, ok? Non andremo mai da un'azienda a dire quello che fate è sbagliato, bisogna fare in No, quest'altro certo. modo, ok? Ok. Perché non è il nostro è un modo di confrontarsi e di appunto Ok, crediamo chiaro. molto nel tailored. E sicuramente attraverso il nostro sito internet sono presenti tutti i contatti. Basta una chiamata, poi noi una delle parti che rende efficiente il nostro lavoro è appunto che riusciamo a inserire un'azienda, a aprire un canale operativo in 48 ore, a differenza quindi a fare la profilazione. Permettimi una battuta, ma che avvalora ancora di più quello che hai Assolutamente detto. sì. Se non siete veloci voi ad avviare il tutto, insomma, poi Assolutamente sì. sarebbe difficile pensare, se non foste voi a essere veloci, sarebbe difficile Considera, pensare. per renderti conto di Sì. una panoramica generale, uno dei nostri servizi che offriamo e che riscuote maggiormente successo è l'apertura dei conti valutari a nome dell'azienda. Ok. Solitamente i tempi medi per far questo sono dalle 2 alle 3 settimane, noi riusciamo a farlo con 3 click. Ah, ecco, vedi, già abbiamo anche confrontato, no? Quindi se per un'operazione che di solito necessita 3 settimane, 2 o 3 clic, quindi Esattamente, sono tempo istantanei, c'è proprio istantanei, immediatamente, cioè esattamente. non solo passa un giorno, neanche un E a giorno. nome dell'azienda, quindi a nome della multinazionale, della corporate, della piccola e media impresa che desidera avere un conto valutario senza alcun costo di gestione. Ecco, e poi anche questo aspetto è Esattamente. importante, soprattutto in questo momento in cui i costi sono elevati, no? Sì, insomma, bisogna un po' distribuire le risorse finanziarie. Che poi a fronte di un servizio efficiente magari si pagherebbe anche volentieri qualcosa, spesso accade il contrario, che paghiamo per delle cose che poi non ci ritornano, però in questo caso non c'è nemmeno il costo aggiuntivo, No, noi insomma. non abbiamo costi accessori di contorno all'operazione di cambio che andiamo a Esatto, proporre al cliente. quello. Va bene, insomma, Michele Sansone, naturalmente l'invito è sempre per tutti gli ospiti che intervengono da noi, quello di prendere contatto direttamente per approfondire i temi affrontati. Country Manager di IBAN First, grazie per averci presentato la realtà e soprattutto Grazie a voi. anche perché, diciamo, fondamentalmente diventano anche ricette per efficientare sempre di più il nostro sistema, perché deve partire poi dai singoli, no? Speriamo, Assolutamente sì. Molto incrociamo le dita. Ci sarà modo probabilmente, spero, di parlarne ancora con te e con volentieri. voi. Grazie ancora, Michele Sansone. Grazie a voi.